Ciao a tutti cari amici e benvenuti in un nuovo appuntamento di Uno Sguardo al Passato. Giacomo Casanova, noto avventuriero, uomo dalle molteplici qualità, da scrittore a filosofo, da diplomatico ad esoterista, narra ne Storia della mia vita le sue molteplici e mirabolanti avventure, da quelle amorose ai suoi viaggi, alle molteplici conoscenze, e tra queste conoscenze vi fu anche il celebre Farinelli. Farinelli, ovvero Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, o Carlo Broschi, è stato senza ombra di dubbio il più famoso cantante lirico castrato della storia. La sua bravura era leggenda, la sua fama raggiungeva ogni luogo. Poco più che trentenne, nel 1737, fu invitato in Spagna dal re Filippo V, che rimase così folgorato dalla sua voce da trattenerlo presso la corte fino alla sua morte. Successe a Filippo V il re Ferdinando VI, che diede a Farinelli la direzione dei teatri di corte, carica che mantenne fin poco dopo la morte del re, fino al 1760. Terminato l'incarico, era un uomo con una certa età, solo, famoso e ricchissimo. Decise così di ritornare in Italia, a Bologna, dove si stabilì in un palazzo che aveva precedentemente acquistato e sistemato ancora negli anni 30. Si stabilì lì e lo portò al massimo splendore, riarredandolo e rimodernandolo di tutto punto. Molti si recavano alla sua villa per conoscerlo o fargli visita, soprattutto nella speranza di poter ancora udire quella splendida voce. E tra questi vi fu appunto Casanova, ma lasciamo che ce lo racconti lui. L'elettrice ereditaria di Sassonia venne allora a Bologna e così le fece un po' di corte. C'era venuta al solo scopo di vedere il famoso castrato Farinelli che, dopo aver lasciato la corte di Madrid, viveva ricco e tranquillo in quella città. Lui le offrì un magnifico rinfresco e un'aria di sua composizione che cantò lui stesso accompagnandosi al clavicembalo. Quella principessa, che era patita per la musica, abbracciò Farinelli e gli disse che finalmente poteva morire contenta. Farinelli, o come lo chiamavano, il cavaliere Carlo Broschi, aveva, per così dire, regnato in Spagna. La regina parmigiana, moglie di Filippo V, aveva ordito intrighi che costrinsero Broschi a lasciare la corte dopo che il marchese dell'Ensenada era caduto in disgrazia. L'elettrice, che aveva dinanzi agli occhi il ritratto in piedi della regina dipinto da Amigoni, ne tessé le lodi e parlò al castrato di qualcosa che doveva essere avvenuto sotto il regno di Ferdinando VI. A tale proposito, l'eroe musicista disse, versando lacrime che si affrettò ad asciugare, che la regina Barbara era tanto buona quanto Elisabetta di Parma era malvagia. Broschi poteva avere, quando lo vide a Bologna, 70 anni. Era ricchissimo e godeva di ottima salute, eppure si sentiva infelice, perché non avendo niente da fare si annoiava e piangeva tutte le volte che il suo ricordo lo riportava con la mente alla Spagna. L'ambizione è molto più potente dell'avarizia. Farinelli, del resto, era infelice per un'altra ragione che, a quanto mi dissero, fu la causa della sua morte. Aveva un nipote che doveva diventare unico erede di tutte le sue sostanze. Lo zio gli fece sposare una signorina di una nobile famiglia toscana e con ciò credette di assicurarsi la felicità, poiché si vedeva alla testa di una famiglia che, mediante le ricchezze, si sarebbe nobilitata facilmente, tutt'al più alla seconda generazione. Ma fu proprio questa la causa della sua sventura. Il povero vecchio Farinelli si innamorò della sposa di suo nipote, per giunta ne era geloso e, peggio ancora, era odioso alla nuova nipote, la quale non riusciva a capacitarsi di come un vecchio animale della sua specie potesse illudersi di essere preferito da lei a suo marito,
che era un uomo come tutti gli altri e a cui lei doveva tutta la sua tenerezza per tutte le ragioni divine e umane. Farinelli, irritato contro la giovane donna che non voleva avere per lui compiacenze che in fondo erano quisquilie, giacché non potevano produrre alcuna seria conseguenza, aveva mandato in viaggio suo nipote e teneva sua moglie in casa come una reclusa dopo averle ripreso i diamanti che le aveva donato e non uscendo mai di casa per non perderla mai di vista. Un castrato innamorato di una donna che lo detesta diventa una tigre. Parole forti, eh? Innanzitutto è necessario precisare che l'autobiografia di Casanova è da considerarsi una sorta di romanzo sopra le righe, che abbonda di dettagli scabrosi e di pettegolezzi. Non a caso fu pubblicato molti anni dopo la morte di Casanova e in una versione censurata. L'opera, quando fu stampata, finì comunque al bando, ritrovandosi nell'indice dei libri proibiti. Inoltre, nonostante Casanova fosse un frequentatore di teatri e dell'opera, lo era per lo più per l'occasione mondana in sé, non molto per l'interesse musicale. Dulcis in fundo, nella sua biografia si nota a più riprese che non aveva un grande amore per i castrati, anzi, sarà stato per gli incontri con alcuni castrati che si fingevano donne, per l'ambiguità della situazione, per il fatto che aborrisse la castrazione o semplicemente perché, da grande amatore, non riusciva a concepire un uomo evirato. Fatto sta che lo definisce addirittura un vecchio animale della sua specie, cosa che ai nostri giorni appare senz'altro brutta, discriminatoria e anche, permettetemi, alquanto maleducata. La nobildonna, l'elettrice di Sassonia, era Maria Antonia Valpurga di Baviera, un'appassionata di musica e compositrice sembra anche di un certo talento. Aveva studiato canto con Porpora e conosceva molto bene anche Hasse, dal quale probabilmente aveva sentito parlare molto bene di Farinelli. Il più grande desiderio di questa nobildonna era di incontrare il grande cantante, mentre per Casanova doveva trattarsi semplicemente di una conoscenza in più e una possibilità di accompagnare la nobildonna. Casanova desiderava da sempre elevarsi alla nobiltà che tanto frequentava, ma di cui non faceva parte. Da gran seduttore quale era e amando essere al centro dell'attenzione, c'è forse anche un pizzico di gelosia per le molteplici attenzioni della dama e sicuramente per lo status sociale di Farinelli, che, oltre a celebrità e ricchezze, era anche stato nominato Cavaliere di Calatrava, un'alta carica di solito conferita ad antiche casate nobiliari. Quindi Casanova, poco incline alla musica e alle lacrime, si concentra sui dettagli più scabrosi e piccanti, ovvero questo presunto amore per la cognata. I castrati all'epoca godevano sì di una condizione privilegiata, o almeno privilegiati quelli che sopravvivevano alla castrazione e riuscivano realmente a far carriera, ma anche dal racconto di Casanova si capisce che il prezzo era altissimo. Anche ai ricchi sfondati e in una villa stupenda vi era l'enorme difficoltà di una vita sentimentale e familiare. Com'era possibile avere un rapporto intimo e stabile con qualcuno? Non solo per la castrazione, già di per sé un ostacolo enorme, ma vi era anche un problema affettivo. Chi li amava davvero se agli occhi di molti sembravano uomini a metà? Purtroppo anche l'ambiguità dei ruoli che loro ricoprivano nelle opere, con la loro voce a metà tra quella di un bambino e quella di una donna, portava proprio ad una presunta ambiguità sul loro genere, ambiguità che forse nel loro intimo loro non avevano. Per Casanova quella condizione era mostruosa e l'atto in sé della castrazione inorridisce ovviamente anche noi. Ma ad esempio per Mozart e Rossini i castrati erano voci meravigliose e angeliche. C'era chi ne vedeva il lato uomo e chi ne vedeva lo strumento musicale. Per quel che riguarda la storia, sembra davvero un pettegolezzo malevolo. Certamente vi era dell'affetto da parte di Farinelli verso la moglie del nipote, ma non pare fosse nulla che potesse sconfinare in qualcosa di non lecito.
il pettegolezzo negli anni si ingigantì e c'è addirittura chi, dal racconto di Casanova, ne trasse che Farinelli la rinchiudesse nei suoi appartamenti e che neanche la nipotina potesse sopportarlo, soprattutto quando cantava. Insomma, l'integrità morale di Farinelli è stata comprovata da numerose testimonianze per tutta la sua vita. Vogliamo credere davvero che da anziano non avesse di meglio da fare che importunare la moglie e il nipote? Pare inoltre che vi siano dei documenti che attestano che Farinelli ad un certo punto si stancò di pagare i debiti del nipote e decise così di prendere le dovute distanze, non mancando però di generosità verso la moglie e la piccola nipotina. Forse fu questo atto di generosità a destare tanti pettegolezzi? O a credere, come ci riporta Casanova, che fu questa la causa della sua morte? A mio parere c'era così tanto gossip anche nel 1700 che un divo come Farinelli non poté purtroppo esserne esente. E le memorie di Casanova, lettura che a me è piaciuta comunque molto, dimostrano comunque quanti chiacchiericci, pettegolezzi e scandali, magari per nulla, ci fossero allora. E se ci pensiamo bene, ci sono ancora oggi. La splendida villa di Farinelli, detta Villa del Farinello, si trovava allora in aperta campagna fuori Portalame a Bologna. Questa villa o palazzetto, definito da molti delizioso, vide ospiti illustri e molti musicisti, tra cui Mozart e Gluck. In realtà stava in una zona considerata allora fuori porta, il che indicava di solito residenze di villeggiatura, ma pare che Farinelli la amasse così tanto da trascorrere lì quasi tutto il suo tempo. Purtroppo la villa venne adibita nel Novecento ad uffici di uno zuccherificio e durante la Seconda Guerra Mondiale subì dei bombardamenti alleati a causa della sua vicinanza allo scalo ferroviario. Nel 1949 la villa fu demolita, nonostante l'opposizione che vi fu da parte di autorità artistiche. Un pezzo di storia perso per cedere il posto all'urbanizzazione. Un vero peccato. A chi di noi non piacerebbe poter passeggiare per quelle stanze piene di storia e di arte, sognando la più bella delle voci risuonare tra quelle mura? Grazie per aver seguito questo video. Se ti è piaciuto, lascia un like o un commento. E se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi.